Martina Cipollari ha rivelato come starebbe trascorrendo la quarantena, quali sono le sue preoccupazioni e gli incubi che l'avrebbero perseguitata durante le prime settimane d'emergenza. Tina Cipollari, gli incubi in quarantena. La situazione dovuta all'emergenza coronavirus ha preoccupato moltissimo le persone, e Tina Cipollari non è stata da meno. L'opinionista di Uomini e Donne ha rivelato che durante la prima settimana d'emergenza ha avuto incubi ogni notte e che avrebbe temuto il peggio per i suoi cari. La bionda vamp di Uomini e Donne ha trascorso la quarantena chiusa in casa insieme ai suoi figli, avuti insieme all'ex marito, Kiko Nalli, e ha confessato che se non altro l'unico lato positivo di questa drammatica situazione è proprio che lei e i suoi ragazzi avrebbero avuto modo di parlare di più. Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti e devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno. L'unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate, ha confessato. Per quanto riguarda l'amore invece, l'opinionista ha finalmente trovato la serenità, insieme al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, e si vocifera che i due convoleranno presto a nozze, a emergenza finita. Sui social, durante il lockdown, Tina Cipollari ha spesso scherzato con i fan a proposito della sua dieta mancata, dovuta specialmente al fatto che, trascorrendo molto tempo in casa come gli altri cittadini italiani, anche lei avrebbe trascorso il tempo a preparare deliziosi manicaretti per sé e per i suoi cari.